riforma del contratto che non deve essere solo una firma sterile, ma la riforma del contratto deve ridare dignità a tutto il personale della scuola, ai precari che vengono sfruttati come dei tappabuchi. Un contratto importante per il futuro delle nostre generazioni. Su 33 miliardi di investimenti che il governo si appresta a varare con la legge di bilancio, per la scuola lo 0,62%. Cioè, si rivendicano le risorse necessarie per il rinnovo del contratto scaduto per 3 anni, il riconoscimento della professionalità di tutto il personale della scuola tagliata, dai docenti ai dirigenti scolastici, perché i nostri stipendi sono bassissimi rispetto ai colleghi dell'Europa, della Bretagna, della Germania, addirittura della Spagna, della Francia. Solo poco di noi stanno il Portogallo e la Grecia. È una cosa indecente. In questi 12 anni abbiamo perso il 16% del valore di acquisto dei nostri.